centro è stato istituito presso il Palazzo Ducale di Sassuolo allo scopo di raccogliere e recuperare i beni mobili che provengono dalle province di Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Bologna, beni che sono stati colpiti e danneggiati a seguito degli eventi sismici del maggio 2012. Lo scopo è quello di recuperare le opere e metterle in sicurezza. Cioè... Speriamo che anche questo progetto, che arriva diciamo, a conclusione dell'attività grossa che è stata fatta di messa in sicurezza sulle opere d'arte, possa essere diciamo, importante e utile per far conoscere ulteriormente le attività che si stanno svolgendo presso il centro di raccolta di Sassuolo e per il recupero delle opere d'arte danneggiate nel terremoto del 2012. I ragazzi dell'Istituto d'Arte Venturi vengono chiamati a conoscere le opere d'arte e i metodi di recupero delle stesse attraverso una modalità nuova, quella della intervista e della ripresa delle sequenze, della messa in sicurezza di queste opere. Noi come Istituto Superiore d'Arte Venturi, in particolare l'indirizzo professionale di grafica, cioè, dobbiamo solo ringraziare questa opportunità che ci avete dato al Bene Culturale Emilia Romagna e scoprire dei beni artistici di Modena. I ragazzi ho visto che hanno partecipato con interesse e si sono proprio resi disponibili volontariamente e quindi insomma è apprezzabile. In questo specifico caso eseguiremo delle fermature di queste lacerazioni, fermature fatte così a farfalla, in modo tale che il punto di attacco tra i lembi non venga adeso al nostro adesivo medicale. Quest'opera presenta dei graffi, delle lacerazioni e delle deformazioni dovute appunto all'impatto con le macerie. Io metterò una velinatura di protezione. Questo invece che cos'è questo liquido? Questo qua è un adesivo che serve a far appunto aderire la velinatura, che è una velinatura di carta giapponese. Ci racconti un po' la sua esperienza, come è diventata restauratrice, come mai questa scelta? Beh, fin da piccola sono sempre stata aiutata dai miei genitori a coltivare un'attenzione, un amore per l'arte. Andavo spesso alle mostre, ecco, leggevo molto. Quindi... Si tratta di un crocifisso che è stato recuperato all'interno della chiesa di San Pietro Apostolo in San Pietro in Elda, in provincia di Modena. È un crocifisso polimaterico, ovvero realizzato mediante l'assemblaggio di materiali diversi come carta, tela, stucco e poi chiaramente dipinto. Veniva realizzato grazie a un prototipo iniziale del quale venivano realizzati dei controstampi all'interno dei quali venivano posizionate queste strisce di carta imbevute di collante di varie tipologie, ma di solito di natura animale. È partita da un'eliminazione di tutti quelli che sono i depositi di polvere coerenti o incoerenti che si trovano sull'oggetto. Questa operazione è stata effettuata mediante l'utilizzo di pennelli morbidi e l'utilizzo di un aspirapolvere. E per quanto riguarda invece quelli che erano i depositi coerenti, quindi più adesi sull'oggetto stesso, sono stati utilizzati dei panni in microfibra in maniera tale da poter rimuovere al meglio tutti i depositi. E in altri casi dove c'erano proprio delle rotture del supporto, invece però la policromia era stabile, abbiamo utilizzato delle piccole striscette di Micropor, che è un nastro adesivo medicale, quindi è molto delicato, per creare delle specie di ponti tra una parte e l'altra dell'oggetto e stabilizzare la rottura. Ci
troviamo di fronte ad un paramento sacro che proviene appunto dalla chiesa di San Francesco di Mirandola. È una dalmatica e quindi una veste liturgica che solitamente viene indossata ai diaconi per il servizio all'altare. È eseguito con una tecnica molto particolare che viene definita dai tecnici addetti al restauro teletta d'argento, però è un gros de tour in seta con laminetta metallica dorata e con anche parti di disegno realizzate con effetti di broccatura in seta policroma. Allora, nel momento in cui è arrivato in laboratorio abbiamo prima effettuato una documentazione fotografica molto molto approfondita e quindi abbiamo nebulizzato quella che era l'acqua, poi abbiamo immerso totalmente il tessuto ormai aperto in quello che era una vasca di acqua sempre addolcita. Abbiamo effettuato anche delle piccole spugnature, questo materiale con delle spugne sintetiche, dove era necessario perché c'erano detriti che non riuscivano a staccarsi, quindi soltanto l'azione dell'acqua, che in questo caso l'azione dell'acqua ha un'azione pulente, è quasi un tensioattivo, ha staccato in questo tempo che ci siamo dati molto limitato quelli che erano i depositi e l'abbiamo effettuato sia sul davanti, che in questo caso è questo dell'opera, e anche nella parte interna sul retro, che è la parte più degradata. Quindi abbiamo creato una barella prima di immergere quest'opera all'interno della vasca, una barella in rete, l'abbiamo disposta e allocata sulla barella e l'abbiamo movimentata e sollevata, non con le mani ma sulla barella. Erano rimasti dei depositi, depositi che in questo caso andavano rimossi. Abbiamo fatto un'analisi sempre con un lentino contafili che si usa nella parte, diciamo, più che altro nell'intervento conoscitivo di un'opera all'inizio per capire che tessuto è, perché si contano le trame e gli ordigli del tessuto. Abbiamo provveduto a fare una macroaspirazione di tutta l'opera con dei telaini in rete dove vengono appunto poggiati sull'opera e attraverso un piccolo aspiratore viene effettuata una rimozione, diciamo, di quel particellato che per manipolazione, perché comunque il tessuto si era comunque essiccato e quindi si era asciugato, nel tempo poteva perdere.